I nostri scimpanzé, storie di recupero, salvaguardia e contributo alla conservazione, il titolo della Due Giorni, conclusosi quest'oggi al Safari Ravenna, che ha visto esperti internazionali e internazionali confrontarsi su aspetti di primaria importanza per la salvaguardia della biodiversità. Il convegno di domenica e la tavola rotonda conclusiva hanno avuto al centro il delicato tema della gestione degli scimpanzé in cattività, partendo dai numerosi casi, spesso raccontati anche dai mass media, dove la fauna selvatica, come gli scimpanzé, viene costretta a vivere in condizioni di vita alterate e di maltrattamento molto lontane dalla loro natura, casi nei quali gli animali selvatici vengono trasformati in animali domestici quasi da compagnia, snaturandone l'essenza. Il convegno è stato quindi l'occasione per raccontare la collaborazione tra giardini zoologici, istituzioni e associazioni e il loro forte impegno di lavoro dietro le quinte per la salvaguardia della biodiversità e grazie alla partecipazione dei rappresentanti europei del programma di gestione IIP dedicato agli scimpanzé. Assieme ai rappresentanti dei principali centri italiani che ospitano esemplari di questa specie, si è cercato di condividere protocolli di gestione mirati al benessere fisico e psicologico, importanti per la formazione e la qualifica sia di personale che delle strutture stesse. Questo evento nasce per la grandissima sensibilità della direzione del personale di Safari Ravenna legata alla presenza di un gruppo di scimpanzé che ha avuto un grande rilievo nella comunità scientifica europea. Questi animali recuperati da una situazione di detenzione pet, quindi a stretto contatto con l'uomo, sono arrivati ospitati dal Safari Ravenna e sono stati sottoposti ad un'indagine genetica in collaborazione con l'Associazione Europea degli Zoo, con l'EEP dei scimpanzé e AZA Exitut Program, che è un progetto di conservazione a livello europeo, e questi esemplari sono stati identificati come la sottospecie Verus, che popola l'ovest dell'Africa. È un gruppo di animali geneticamente molto importante e verrà avviato un programma di riproduzione in cattività a sostegno della conservazione di questa specie. Il convegno è un momento di aggregazione molto importante, ha visto ospiti internazionali ed è un momento che ci gratifica anche come italiani, che non c'è un altro esempio in Europa di questa attività. Sicuramente ci sarà un prosieguo, l'unire le forze di tutte le persone legate a questa specie in Italia, sono circa una quarantina di esemplari in Italia, ed è una specie che l'uomo ha la responsabilità di conservare e di proteggere, che purtroppo è una specie che è stata molto sfruttata dall'essere umano, sia per fini ludici, spettacoli, circensi, dimostrazioni, ma soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sullo scimpanzé è stato legato alla sfortunata percentuale di DNA che ha l'uomo con lo scimpanzé, e quindi anche la storia di recupero degli animali da laboratorio è stata molto praticata negli anni passati, e qui per esempio abbiamo un rappresentante di una delle fondazioni più importanti d'Europa che recupera primati sia da situazioni difficili sia da laboratori, che è la fondazione UP, che proprio ci porta la sua esperienza nella gestione del recupero di questi esemplari. Protagonisti del convegno di questa Due Giorni al Safari Ravenna, gli scimpanzé che un paio d'anni fa arrivarono appunto qui dopo una vita molto molto particolare. Purtroppo questi scimpanzé erano detenuti illegalmente in quella che era la Germania dell'Est da una signora che addestratrice usava scimpanzé e anche altri animali come, diciamo, un sistema di vita e guadagnarci su anche un po' di soldi. Una persona molto particolare, ma purtroppo la vita di questi scimpanzé era stata umanizzata oltre misura. Erano abituati a stare sul divano a guardare la TV, a lavarsi i denti dopo aver mangiato e tante altre cose così molto umane. E quando sono arrivati qui al Safari Ravenna, per noi è stata una gioia, gli è stato dato un reparto interno ed un esterno all'aperto con gli alberi. Però per loro non è stato un bellissimo trasferimento, perché loro hanno perso la loro mamma adottiva e hanno cambiato stile di vita completamente. Abbiamo cercato di essere molto graduali nel fargli perdere l'abitudine a fare tante cose, a bere dal bicchiere, a lavarsi i denti, e abbiamo dovuto piano piano spostare la dieta da caramelle, wurstel e Coca-Cola a quella che è una dieta più adatta ad uno scimpanzé. Perché è sbagliato umanizzare così tanto un animale come lo scimpanzé? Dunque, questo io credo che sia un problema di tipo etico, nel rispetto delle caratteristiche di una specie, qualunque essa sia, da un insetto a un rettile, e per uno scimpanzé è ancora più grave, a mio avviso, perché questi animali sono talmente vicino a noi evolutivamente che sono in grado di provare delle emozioni forti, provare anche la depressione, la tristezza. È troppo facile, come dire, portarli
in un mondo umano quasi senza rendersi conto di averli veramente snaturati, perché umani non sono. Qui al safari, mi spiegava prima, il loro inserimento inizialmente per loro è stato un po' traumatico, adesso come stanno? Adesso stanno meglio, li abbiamo inseriti in un progetto di arricchimento ambientale, come lo chiamiamo tecnicamente. È un progetto che prevede l'intervento sia sull'aspetto spaziale dell'ambiente che viene dato a disposizione, e quindi un ambiente che deve essere ricco in termini di substrati per muoversi, per arrampicarsi, dove ci sia ombra, dove ci sia sole, dove ci siano rifugi, dove ci siano supporti alti, bassi, mobili, fissi, eccetera, per dare variabilità a uno spazio comunque ristretto, e in più un arricchimento di tipo alimentare, che non consiste solo nel fornire loro una dieta adeguata e variata, ma fornire il cibo in modo che sia difficile da recuperare, così da impegnare la loro giornata, che in una specie così importante, con caratteristiche cognitive così elevate, è come tenere una persona chiusa in una stanza senza niente da fare. Non un libro da leggere, non una televisione, niente, con un tempo vuoto sempre uguale a se stesso, quindi è necessario prendersi cura di loro e dar loro delle attività da fare durante la giornata. Come si chiamano? Non glielo ho neanche chiesto. Gli scimpanzé in questo momento sono 6, 2 ancora non visibili al pubblico, e i 4 visibili sono Babsi, Fanny, Usci e la piccola Peggy, che fa divertire tutti.